Bella, un abbraccio a tutti. Ciao, buona ciao, live. Bella. Ciao, 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 ciao. Ciao, dottore. Ecco. Andreone, che dici? Dottore, ora arrivo con la webcam, eh? Yes. Dai. Come butta? Tutto a posto, sono tutto pazziato e contento che ci sia questa live euforica per vedere i maestri della regia e del cinema italiano. Sì. C'è Mr. Marra qui per l'appunto, che è un grande fan. Io sì, soprattutto sì. Del ragazzo alto. L'hai visto? L'hai visto il disegno che ho fatto per questa live? No, non l'ho visto. Guarda, ora dobbiamo condividere. Ti attiviamo la webcam, vorrei una tua reaction. Ok. Ma scusami, è in itinere al... Vabbè, guardo prima. È inerente, però devi anche azzeccare chi sono le persone ritratte, eh? Sì, è più un rebus. Però non carica pure prima, vedi, non carica la fotocamera virtuale. Ma forse devi cambiare la fonte? Mazza, sto computer è proprio una cacata, cioè una squacquarella. No, è la fonte, molto probabilmente. Come si fa? Aspettate, anch'io ho dei problemi di audio. Era la fonte. Eccola. Top, eccoci. Olè. Ok. Olè, mo' dovresti vedere tutto, sì. Eccoci, eh. Sì. Eccomi, mi rivedo. Ti rivedi? Sì, non è questo, Marco. È quello sotto. Non è questo. Ma perché c'è quella foto? Lascialo così. Ma sei bloccato. Perché mi ha messo frizzato? Chi vuole boicottare? No. Qua lo vediamo. Noi qua lo vediamo. Non si capisce. Sto PC è stregato, Andrea. Cioè, tu non si immaginare. Abbiamo pure fatto l'upgrade. È stato un downgrade. Incese grade. Eccolo. Perfetto. Allora, gli dobbiamo far vedere sto cazzo di disegno. Sì, mo che aspettiamo. Lorenzo! I Gangrellas. E leva quello sotto, guarda. Ciao, Lorenzo! Ciao! Ma cos'è? Un virus? Li riconosci? Chi sono? Sono... Io li ho capito, forse. No, vorrei dire una cazzata. No, ci dica, Leonardo, ci dica la sua cazzatina. Leonardo, dica. Sì, Leonardo. Chi sono? A me sembravano la Seb. Vabbè, Seb. Ciao Lorenzo. Vabbè, fa ride. Gli sembriamo ok, e sono i Pantellas? Come? Sono i Pantellas? Sì, indovinato, giusto. Sì. Però nello specifico chi? Devi capire chi è chi. Devo capire. Allora, l'unico simpatico e non per la sua pelle, ma perché è il più bravo, e gli altri che sono i due storici, Jacopo e Daniel, che sono anche loro bravi, però due storici e quello simpatico, che noi chiamiamo quello alto, perché il suo tratto distintivo è unicamente l'altezza. Certo. Io lo chiamerei lo scopatore. Vero, anche già fisico da Madonna. Pensi che è un ciaddone che tromba anche come Amaro un Monte. Amaro Monte pure. Penso sia un ciaddone. Amaro Monte. Vabbè, comunque. Amaro Monte. Deve entrare pure Simone, Omi. È quello che volevo dire. Io a Simone gli ho mandato tutto e gli ho mandato anche la foto di dove entrare. Okay. E è in live, per cui non so quanto riesca a capire. Ok, va bene. Vabbè, noi partiamo. Noi intanto partiamo pure perché io non vedo l'ora di vedere se si sono superati. Vediamo. Che poi, se non sbaglio, questa è la prima parte, eh? Sarà una saga. Credo. Sarà una saga? Sì, secondo intendenza. Ah, saga. Ok. Sarà questa, però no. Questa la posso accettare, perché godremo tanto di questa saga. Sì. Secondo tendenza, andiamo. Ci sta. Siamo cari. Aspetta, faccio un preambolo. Perché ci siamo qua riuniti? Perché io, in una streaming con Simone e il Moccia, non c'entrava nulla, però abbiamo detto: ah, ma sicuramente i Pantellas faranno Squid Game prima ancora che lo annunciassero.
Poi ho visto che anche Marra ci ha memato un po' sopra su Instagram. Ha detto, ragazzi, la reaction è d'obbligo quando uscirà e basta. Dario se l'è già visto per i cavoli suoi, però per me la reaction a Squid Game o magari a qualche altra cosa virale che faranno i Pantellas, cioè che succederà, a cui poi i Pantellas faranno la loro, e qua mi inchino, arte. Vorrei reattare, ecco, questo giusto, è il soprattutto per il... la prossima volta avremo anche i Pantellas in collegamento, eh? Un come se, un editor's cut, sì. I registi, esatto, commentano, cioè, la loro opera, se esatto, vuoi venire, se vuoi avere l'onore di essere in live insieme a loro, basta che ce lo fai sapere. Va bene. Io non ho niente contro i Pantellas, vi vorrei dire delle cose perché mi... cioè io li seguivo quando avevo 14 anni. Vabbè. Sì, lui sì, lo vede. Vabbè, lo basta vede. Che mettiamo... Andiamo. Sì, mettiamo andiamo. Uno schermo intero e andiamo, dai. E in un futuro lontano, oh, senti, Andrea, tipo davvero molto lontano, un gruppo di influencer... Gli devi condividere tu lo schermo. Allora, sì, gli devi condividere il cattura schermo, così almeno può mettere l'audio. Così almeno vede e sente quello che vediamo noi e non deve cliccare a nulla. Yes. Dovresti cliccare su guarda la diretta e abbiamo fatto. Sono. Ok, dai, top. Tutto pronto. Spencer viene in un futuro lontano, tipo davvero molto lontano. Uscita, un gruppo di influencer viene... Eccala. Aspetta, guarda un po'. Se sta nelle stanze sotto. Eccolo, sta lì. No, è PGN. Grande PGN, un salutone. Non è Andrea. È crashata Andrea, è oggi crashata. Veramente è il crash day. Ragazzi, i problemi tecnici non rovineranno nulla, perché noi siamo più forti dei problemi tecnici. Noi siamo, esatto. Come si fa? Come si fa? Come si fa? Eccolo, eccolo. Hai scioccato? Yes. Eccomi. Eccoci. Lo vedi lo schermo che abbiamo condiviso? Vedi la reaction? Vedi la condivisione schermo? Sì, la vedeva. La vedo. Ci dai, sono. Dai, andiamo. Che non vedo l'ora. Bravo. Sì. Viene rapito, narcotizzato e in un futuro lontano, tipo davvero molto lontano, un gruppo di influencer viene rapito, narcotizzato e trasportato su un'isola segreta. E sarebbe anche figo. Ma magari. Benvenuti, influencer. Grazie per aver accettato l'invito. Per anni ci avete tediato con le vostre stories. Avete guadagnato senza fare uno stracazzo di niente, mentre noi comuni mortali abbiamo dovuto farci il culo per sopravvivere. Ora è il vostro turno. Musazzi, sei tu. In palio ci sono 5 miliardi di followers. Sì, follower bot dall'India. Ma se perderete... Follower bot dall'India. Ok. Esilarante. Ma è velocizzato, ragazzi. Ecco perché. Mi sembrava più fluido del normale, in effetti. Era troppo, era tipo a 90 fps. Ti capivo. Sì, follower ti capivo dall'India. Ho detto, ma perché gli hanno dato un po' di bamba. Gli vedevo un po' troppo. Seguaci verranno ridistribuiti al popolo. Quindi lei ha preso quelli della casa di carta, gli ha messo in faccia i tasti della PlayStation e ha organizzato tutto questo solo per eliminare gli influencer. Che cazzo dici? La tuta non è come quella della casa di carta. Nel vostro caso sì, perché non siete in grado neanche di creare un outfit similare. Guarda che maschere del cazzo, maschere l'hanno, di l'hanno merda. Usata loro quella riciclata. Ma l'hanno cazzo fatta apposta. Dite? È di un colore completamente diverso, non c'entra un cazzo con quelle della casa di carta, incapaci! Vabbè, in realtà pure il regista ha parlato delle similitudini, ha detto sì, tranquillamente, che sono stati ispirati, però... Sì, ma non sono identiche, no, il colore cambia completamente, chi dice che è rosso si fa un controllo daltonistico. Ma secondo me invece hanno fatto bene una scelta precisa, quella dei Pantellas. Certo, la battuta da normi per eccellenza, loro essendo i normi di YouTube Italia. Oh, cazzo, l'hanno notato anche loro che sono simili. Parlano come noi, dicono le cose che pensiamo noi, è certo. Quello è. Noi siamo Pantellas. Esatto. Sì, ma noi non siamo degli influencer. Perché siamo dei normi? Perché i vostri video fanno cagare. Ma questo Bravo, è il vostro video. Oh. Ah, ragionissima. Io tra l'altro non sono manco iscritto.
Ma PlayStation non vi denuncia per copyright? No, perché sono stati furbi, non hanno usato la X. Minchia, che geni del plagio. Chiudete quelle fogne, falliti. Diamo il via a Squid Game. E via Tech. No, c'è la bambola vera. No. Oddio. Dio mio, che cesso imperiale! Ma cos'è? Heidi posseduta da un cinghiale? Wow! Mica abbiamo il budget di Netflix qua! Siamo in un video dei Pantellas! Ma quindi questa la paghiamo anche? Il primo gioco sarà 1, 2, 3 stella. Ma dai, è un gioco per bambini! Che è sta cafonata? Aspetta un attimo, fermare. Ma perché a volte sembra che cercano di fare un po', con tutto rispetto, se mi, un po' a tratti cinepanettone diventa. È vero, cioè, cesso imperiale è molto alla Jerry Calà. Ma mi sembra lo humor da Nickelodeon per 14 anni, proprio, che, no, che devono sì dire cose edgy, devono insultare, ma comunque mantenendosi più safe possibile. Quella cosa, quella fascia di età, scuole, fine scuole medie, ecco. Mm. Però capito, è sempre quello fisso nel tempo, è per questo che fa ridere, no? Una capsula temporale sono, è come se non vogliano crescere insieme al pubblico, ma prendere sempre pubblico nuovo della stessa fascia di età. Guarda che è una scelta di marketing pure questa. È una scelta dal punto di vista economico sicuramente ottima, poi ovviamente devi saperlo fare, perché indubbiamente quello è il pubblico più grosso. Più alzi l'asticella e più sul web si riduce la possibilità di prendere nuovo pubblico. Sì. I sessantenni sul web rispetto ai dodicenni sono meno, ovviamente. Ma che è sta canzoncina? È coreano, ci ho messo una vita a impararlo! Io non so manco l'italiano, figuriamoci il coreano. Vabbè dai, ho capito. Uno, due, tre, stella! Veramente 1, 2, 3, stai là, non 1, 2, 3, stai... Vero però, eh? Attenzione. Ma questo muore in tutto. Effetto Mandela, eh? Sì, ma ormai se una cosa entra così tanto nella cultura si modifica. Però è curioso. Giusto, certo. Giusto. Comunque, fino adesso è girata questa puntata meglio di Squid Game. Tecnicamente top. Vabbè, mo non esageriamo. No, meglio, sì. Mille volte meglio. Meglio. Però è come... Forse la fotografia è un po' scura, ragazzi. Magari avete scelto un giorno un po'... Vabbè, ma più giorni passavano e meno c'era hype, capito? Esatto. Giusto, giusto. Hanno detto, vabbè, preso il con il tempo nuvoloso hanno dovuto farlo. Vabbè, meno male che non ha piovuto. Sì, infatti. Dio. Non sono stato primo a morire! Non sono stato primo a morire! Lo sapevo, guarda, lo volevo dire! Lo volevo dire, cazzo! Volevo dire, battuta quotata, il nero morirà per primo. Cazzo. No, ma come il 103? Mazza, è caduto per così poco. Per un numero. Lo altro morirà per primo. Per un'unità. Guarda, non l'ho detto, mannaggia, ma ci ho pensato. Ho detto quotata sta battuta. No, 100%. No, quello alto simpaticissimo. Sì. C'ha le battute migliori. Sì. Legato al fatto che è alto sempre. Certo. Non sono stato primo a morire. Non sono stato primo a morire. Sai che gli alti sono i primi a morire nel film. Gli alti sì. È morto! Devo fare subito una storia. Che cazzo fate? Vi ricordo che potete... Tommy? No, diceva, è morta proprio lì. Magari potevamo avere un pelino più giù ed era anche quella una gag. Sì, beh, poteva una grande dedica alle influencer, no? Beh, una gag. Sarebbe stato contento Montemagno. Sì. La burla italiana. Sì. Esatto. Che cazzo fate? Vi ricordo che potete avanzare solo quando sentite 1, 2, 3, stella. No. Vi ricordo che potete avanzare solo quando sentite 1, 2, 3, stella. Scusi, può ripetere? Vi ricordo che potete avanzare solo quando sentite 1, 2, 3, stella. Chi è quello? Come, non lo riconosci? È uno dei primissimi influencer, il leggendario Mariano Di Vaio! Minchia, sei invecchiato male. Oh, hai capito o no? No, no! Sì, sì, ho capito che non ho capito un cazzo! Bene, procediamo! Faride, uno, due, dice cazzo, faride. Sì, ci ha capito un cazzo. Faride. Ci ha capito un cazzo dopo è battuta. Stella!
Ah, aiuto! Aiutatemi! Oh mio Dio, Kung Fu Panda! Oh, ma come ti permetti? Questa è la mia nuova palette. E con il codice sconto FASHIONEL... Ennesima critica dell'influencer. Godo della morte di una ragazza. Poverina. So perché stava sponsorizzando un trucco che magari le poteva far pagare l'affitto. Era solo la critica sulle donne, comunque. Sì. Allora, questo Monte video Magno è molto puntata. Sessista. Posso dirlo che questo è un video sessista? No. Sì. Poi alla fine vedremo sui titoli di coda screenwriter Marco Montemagno. E su quella falsariga, no? Tutte quelle pagine trash de qua de là che prendono in giro le fashion blogger, no? Che pensano solo ai cazzati. Sì, vabbè, ci sta, però sono esseri umani anche loro. Mi è piaciuta anche l'autoironia che si sono fatti anche a loro, l'unica cosa che mi è piaciuta. Quella. Certo. Queste sono cose viste e riviste che non fanno neanche più ridere. La loro autoironia che si sono fatti all'inizio era... L'inizio del video è figo, ora si sta... la solita cosa. No, ma devo dire che, cioè, sì, si sono dimostrati insospettabilmente molto autoironici anche, insomma, con la loro risposta, no? Che si sono tagliati vedendo le nostre reaction, verranno sempre se le hanno viste secondo me per intero. Però nel dubbio mi hanno scritto aspettiamo la vostra reaction, capito? Sai che si aspettano, io ho paura, ho il terrore. Vabbè, ma poi glielo chiederemo, andiamo. Peccato, ci interessava davvero il codice sconto. Oh no, Dan. Ma in che posizione ti sei messo? Non lo so, io con paura moriremo! Ah, moriremo, oddio! 31 anni buttati nel cesso. Cerchi un modo smart per creare il tuo... Questo è interessante, fermi! No, fatemi vedere. La pubblicità. Fai vedere, fai vedere. È interessante. Semplicemente il tuo stile. Devo fare baffi da Hitler. One Blade. Ah no, da... To make life better. Da lì. Da lì, scusate, l'ho confuso. Modo smart. Vabbè, stiamo là. Uno. Da Hitler. Due. Ma quanto corre il Mariano? Tre. Permesso, mi scappa da cagare. Mamma mia, dai, raga. Ma manco Boldi, manco Boldi, raga, dai. Strozzato. Mamma mia, comunque... Però è vero, sono quelle cose proprio puerili. Ma che comunque sì. È una risata della strappa, no? Sì, gente... perché sono talmente cringe che certo. Però sai che è secondo me colpisce in un tasto molto serio. Perché quei pochi che ridono, secondo me, si sentono anche un po' in colpa. Ti senti un po' adesso. Sporco, capito? Sì, un pochetto è vero, ce l'ho quella sensazione di fango. Ma loro stanno dicendo, cioè, il vecchio è così, quindi tutti i vecchi sono così, toccano, fanno. Top stereotipo. E dovrebbe far ride. Marco, puoi mettere la chat sullo sub, perché i moderatori stanno prontamente cancellando dei cazzi. Sì, peni, sì. Peni! Non so per quale motivo, è mai successo, penso, però ok. Vabbè, il cazzo in chat comunque... Saranno, vabbè, tutta colpa di Andrea, ovviamente, che è qui e ha portato i suoi depensanti. Secondo me saranno fan del vecchietto, non lo so. A dare al cesso, è quello. Andiamo. Sono un po' arrapati da questo gesto, quindi il cazzo è l'emblema che dicono sono arrapato da questo gesto di quest'uomo vecchio che tocca il culo ad un attore. Sì. E quindi i cazzi aumentano. Attore? Andiamo. Stellone! Ma chi è? Jacobs? Oh, complimenti, giocatore 1, ha passato il turno! Sì, ma dov'è il cesso? In fondo a sinistra! Grazie! Oh, scrivimi su Telegram! Non ho capito. Forza! Se lavoriamo... Mi è piaciuto la pacca, credo, era quello il senso. Sì, così. Potrebbe essere un invito comunque alla molestia. Capito, se vai a vedere... Sì, messaggio terrificante. Un'apologia della molestia. Tocca il culo, chiamami su Telegram. Top Stoccolma, Vabbè. Di squadra possiamo vincere. E cosa facciamo? E one, e two, e one, two, three, four. Io mi chiamo Tarzan e la gente mi dice come è. Il re della selva. Jane è perfetta, grazie alla sua raise. Sai come è? Il re della selva. Loco mi leona, cazando lo siervo. Come è? Raga, siamo a un passo dalla vittoria. Il momento un po' no senso.
musical mi ha gasato? Sì, ci stavo, sì, ci stavo. Ma magari è un trend di TikTok che non conosciamo, sta roba. Io non... Vero, probabile. Potrebbe essere. Perché loro sono comunque in contatto con, certo, i giovani. Vero. Fanno bene a infondere, vero, queste cose da zoomer nei loro video. Un momento alla se non è un trend, se non è un trend ed è una cosa così, dicono, ma inseriamo un ballo o qualcosa. Beh, a me è piaciuto. Magari... un'idea partorita dal ragazzo alto. Cioè, se sa che le persone alte hanno il ritmo del sangue. Vediamo, no? Che fanno i bambini ultimamente. Oppure da quello molto basso, perché sì, insomma. Volendo. Scherzo, l'ho messa in chiave inquietante. In realtà ci sta a fare indagini di mercato. Perché la chat si è riaperta? Chi l'ha riaperta? Il pene no, non è così no, forte no, l'ha riaperta. Non è riaperta. No, no, non è riaperta. No, no. Ha sbrigato. No, 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 no. Non ditemi che muore. No, no, si no, salva no, come una serie, vado, dai. No, si salva come una serie. Basta il basilisco sempre! Bella! Biancaneve, forse è il caso di mettersi a dieta, eh? Me lo tatuo. Biancaneve. Mi fa ridere un attimo la scena, scusa un attimo, la parte quella là dell'urlo del basilisco. Valutiamola un attimo dal punto di vista registico. Basta il basilisco sempre! Bella! Io lo Biancaneve. Adoro lui comunque. Sì, troppo sì, lui è un grande, raga. Forse è il caso di mettersi a dieta, eh? Me lo tatuo. Ma che ha detto lui? Me lo tatuo. Abbiamo vinto! Sì! 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 Ehi, brutta cazza! Ce l'abbiamo fatta! Già! Cose che direbbero ragazzi di 30 anni, no? Attende la sera. Tipiche conversazioni tra trentenni. Sì, sì. Seconda sfida. Il gioco del biscottino. Porca troia. Vedete queste bellissime tute verdi? Ecco, in realtà sono blu. Dovete sapere che molti di voi sotto l'ultimo video ci hanno chiesto la parodia di Squid Game. Scritto il copione, insieme a Chiara, quella che è appena morta qui, ci siamo messi alla ricerca di queste fantomatiche tute. Cioè, veramente, provate a cercarle. Le abbiamo comprate blu. E con la magia della color correction, siamo riusciti a farle diventare verdi. Yahoo! Ecco perché faceva così. Ma i problemi non... Ecco perché c'era una merda. Ecco perché faceva così cagare. Cambia il blu. Però bravi, comunque ci sta. In una situazione del genere, vabbè, zero sì, budget, apprezzo, apprezzo. Non era male. In realtà questa qua, sì, questa qua è la cosa più meritevole. Sì, sì, sì. Era l'effetto tipo Berlino un po'... Prostitute, no, veramente... nordiche. Sì, però ci sta, dai. È inaccettabile. Beh, vediamo altri... Non sono finiti qui, perché oltre ai giocatori abbiamo dovuto ricreare il frontman e le guardie. La maschera di frontman è di polistirolo ed è stata colorata con tempere e indelebile nero. Per le guardie abbiamo preso davvero le tute della casa di carta. Le maschere sono state ricavate da cappellini da baseball con l'aggiunta di retine per zanzare e colla vinilica. Quanto sono durate le riprese? Su questo mi piace che mettano questa spiegazione. Sì, questa è la parte più interessante del loro video. Sì, esatto. No, ma ci sta, perché alla fine è una piccola factory. E questa è un'art attack. Esatto. Una piccola factory che hanno, ci sta, apprezzo quasi seriamente. Orbici a punta arrotondata. Sì. Allora, sì, sì. Così almeno valorizzano anche questo lavoro, perché veramente sì, se me levavi sta parte finale, che cavolo ti dovevo dire? Stavo zitto per cortesia. Sì, sì. 16 ore. Ci ha messo di meno mia nonna a partorire. Chi non commenta e non condivide il video è una brutta persona. Ok, ok. Allora, mi hanno detto che la parte 2 dovrebbe uscire questo weekend. Non vedo l'ora, mamma dai. Mia, non vedo l'ora pure io, cazzo. Sto a contare le ore. Quindi, ragazzi, dai, non vedetela, ma vedetela in live con noi, ovviamente. No.
Siamo, perché... ovviamente siamo tutti in questa barca. Certo, siamo in questa barca con il cast, quindi potremmo fare anche delle domande tecniche specifiche. Mm-hmm. Allora, devo ragazzi, dire che mi aveva entusiasmato più quella cosa, quell'altro che abbiamo visto la serie mese o LOL fa. Dici tu? La serie. LOL. La serie era carina alla fine, dai, sì. Mm. Perché era... anche LOL. Sì, sì. Questo qua, e diciamo, preferito... che è una rottura di cazzo. La mia preferita rimane comunque sempre Tipi da Scala Mobile, quello è sempre un aspetta, contenuto qual è? Che... Ma quella che ha Morighelli. No, so, a volte si mettono in delle situazioni abbastanza difficili di scrittura, tipo da Scala Mobile, ma che devi aspetta, dire? Lo vediamo, che vediamo Tipo da Scala Mobile. Che non l'abbiamo visto noi. Dai, guardiamo. Tipo da Scala Mobile, cioè... Tipi da Scala, da Scala Mobile. Ci ha scammato, Panetti, sì. Top scammer. Vai, vediamo. Vediamo un po'. 3, 2, 1, via! Mi sento un coglione! Anch'io! Dan, ho un'insana voglia di fare shopping, anche io voglio comprare. No, di guardare un bel culo. Come, ma sei proprio un porcellone. Shh, ho già la tattica. La vedi qua, ragazzi? E osti che fregna. Tu ti abbassi, sì. Le slacci le stringhe, sì. Io no, le dirò, scusami, ti si sono slacciate le stringhe. Lei si piegherà e io vedrò la Madonna. Capì, ma io devo fare sta roba? Tutto. Ma mi sgama. Sei un po' un discorso da pervertiti. No, questa frase sai che mi ha ricordato? Mike Origini. E la Madonna. Madonna! Sì, però loro si stanno comportati proprio da molestatori seriali, Gli slacci le stringhe. Vorrei comunque ribadire comunque che hanno 31 anni, percepiti 47, però vabbè, andiamo avanti. Pensavo che percepivano qualcos'altro. No, non lo so. Sì, ma no. Boldi faceva ride quando era Boldi. Cioè, ma sta cosa è un po'. Oggi si lamentavano le femministe per i Kellogg's e ci stanno i Pantella. Sì, capito. Allora, facciamo un altro appello, visto che a quanto pare funzionano sti appelli. La femminista si chiama, l'ha scritto una donna, se non sbaglio, sul profilo Instagram, deve esaminare i Pantellas. Cioè, sì. Se hai tirato fuori il rape date dalla pubblicità dei Kellogg's, qua tiri immagina fuori... qua che tiri Satana. Fuori, io. Qua tiri fuori proprio un corso di formazione di piccoli stupratori, sì, tirerò esatto. Fuori. Attenzione, la sigaretta al contrario. No. Scusami, niente. Ah, ok. Allora... È un attimo, zitto, niente, che fatica. Ok, fatto. Scusami, ti si sono slacciate le scarpe. Oh, gentilissimo. La Madonna. Oddio, mio. Mi ha detto che era meglio Tipi da Scale Novi. No, vabbè. Non ce la posso fare, cara. Ma chi li scrive i visti video? Un bot? Che è tipo casuale? Spingono un bottone e fa tipo una scelta casuale tra tre battute. Porco Dio. E la ma Madonna cos'è? Ha scorreggiato. Farite, dai. Ma guarda, farite perché dice sempre la stessa cazzata. Cioè, tipo la cosa di Striscia la Notizia che te spammano i meme, no? È la stessa cosa. Vabbè, andiamo. Nuovo tipo The Dogma, solo con i stile Natale. Ma quando mai c'è stato un cantante in una Scala Mobile nella nostra vita? Mai. Cioè, i sketch comici dovrebbero essere basati sulla realtà, no? Su cose che vediamo tutti i giorni, un minimo. Magari, ma... Un minimo. Mazzatura, ma hai visto di uno mutante con una scopa a mano che urla con un atteggiamento virile? L'ho visto adesso e vorrei cavarmi gli occhi. Ma scusa, mai nella mia vita. Anche l'altra gag, quando succede spessissimo sulle scale mobili che tu allacci e slacci le scarpe agli sconosciuti per vederle il culo, sulle scale mobili, perché poi nel resto delle situazioni di vita non succede, ma sulle scale mobili è una cosa normale. Esatto, è l'occasione giusta. Poi mi sa che hai esagerato un po' con i calzini nelle mutande, però... O forse è super dotato. Vabbè, sì, ma non si era depilato. Il vero basilisco è il suo a questo punto. Guarda il basilisco. Non ce la faccio, lo so. No, interessante.
Marco, no, che cazzo non si è sentito. Oh Jacopo, come sei scontato. Basta fare le scale nel verso giusto. Ma facciamolo al contrario. Ma perché? Ma sì, ma perché è più bello, più divertente. Non hai sempre sognato di farlo da piccolo? Non 31 anni. Beh, io sì. Ci vediamo su, ciao. Come ci vediamo? Dove vai? Scusi, permesso, Jay, guardate, dai, ma questo è un coglione. Il bot ha scelto sta frase. Dammi lasciare. Volevano usare i piedini. Sono di gorgonzola, mi piace. Anche questo mi piace. Pervertito. Mi piace. Dai, questa cosa ha fatto ridere. Pervertito. Mi piace. Dai, qua ha fatto ridere. Dai, perché è un meme, non da bot. Mi piace, capito? Mi piace. C'è sta. Sì, dai, qua sì, cazzo. Ed è un occhio che è l'intervacciato. E quindi? Quindi rischi di cadere. Oh Jacopo, i soliti cliché. Queste cose accadono solo ed esclusivamente nei film. Ma che cazzo fai? Aiuto! Aiuto! Mi stanno risucchiando le scale mobili! Lisa? Sì? Ma lui non è quello che ti fai? No, baciato. Bastardo! La pigna la faccia, non la controllata. Adesso gliela faccio pagare. Ehi! Ah, ma perché? Drastica situazione che succede nelle scale. Ruggio, posso scusare, è un amico! Andrea, quante volte ti è successo? 5-6, però solo sulle scale mobili, non da altre parti. Sì. Quindi posso... Se posso passare un secondo. Se mi fa passare un... Questa è vero. Sì. Rimaniamo? Sì. Oh, però... Vabbè, ci sta il balletto. Jay, scommettiamo una cena da cracco che non hai le palle di andare da quel ragazzo di colore e dirgli: ehi bello, vuoi fare l'amore con me? Sei scemo, io non faccio sti giochi. Ah, lo sapevo, sei il solito senza palle. Senza palle, senza palle. La gag la fanno fuori dalle scale mobili non vale però nel video. Ah no, ecco, vedi. Qua l'elemento delle scale mobili non c'entra nulla, è solo così, un pretesto. Allora, proprio... proviamo ad indovinare. Secondo me lui l'hanno, diciamo, hanno scelto il nostro amico perché è molto virile, eccetera, ma accetterà l'avance. Sì, perché fa ridere. Ciao, la cosa... tipo così, no? Dirà sì. Andiamo al bagno, sicuro. Sì, sì, è una cosa umiliante per lui, che dirà di no, invece dice di sì, quindi sarà ancora di più umiliante, e secondo la logica. E non sa che fare, lo trascina via, tipo. Probabilmente sì, questo. Sì, sì. Vediamo, Ehi, voglio fare l'amore con te. Cosa? Sei matto anch'io. Ok. È riuscito comunque a metti a rallentire, prego. Cosa? Questa faccia è bellissima. È riuscito comunque a farci. Comunque c'ha l'espressività pazzesca. Ma è un fenomeno lui. Ma io sto ride. Di da sempre. Oh, è bravissimo. C'ha un cambio espressivo notevole. Sì. Guarda. Tutto il mondo pare Silent Hill. Sì. L'approccio africano. Toppe mutte, raga, fatele. Ehi,
Sei matto, anch'io. Come anch'io, no? No, 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 ormai l'hai detto. Ormai l'hai detto. E poi mi chiamano Johnny il mulo. Perché? Perché te lo butto il culo. Mazzo, è già finito. È finito, mancano 10 minuti, tipo. Che peccato. Ah, è buono. Ancora la scalinata di Shining. 5 a quinta. Sono attrezzati, eh. Ah, che freddo. They were slipping right out. Mi piace, porca miseria, mi piace. Vabbè ragazzi, grazie mille per aver visto questa live, molto interessante. Devo dire che effettivamente Omi avevi ragione, questo è uno dei migliori. Sì. Sono d'accordo. Sì, migliori, sì, sì. Migliori. No, è vero, perché effettivamente il pretesto di base è talmente proprio una foglia di fico. E se sono dovuti inventare la qualunque, no? No. E quindi diventa surreale. Diventa surri. Santo cielo. Grazie mille, Andrea, per averci fatto compagnia durante questa tortura. Grazie a voi. No? Ci ritroveremo per altri, magari, momenti pantelliani. Assolutamente sì. Ciao, Omi, buona live. Bello, Andreone. Ciao a te, ciao a tutti i modificati. Ciao, ciao. Ragazzi. Ciao, ragazzi. Ciao, allora, ciao a tutti. Ciao, belli. Ciao, grande. Bello. Sì, mo lo radiamo dall'albo. Radiamo a zero. Allora, maestro completo. Comunicazione di servizio: il Reddit sarà spostato a venerdì. Perché sabato abbiamo una live particolare. Cioè. Un bel confronto con Forchielli, Boldrin e un senatore. Abbiamo reintrodotto Rubino. Abbiamo reintrodotto Rubino che sarà presente venerdì sera e sabato alle 15. No, sabato no. No, sabato no, perché dobbiamo fare questo confronto politico. Ah, dici che è inutile. Vabbè, effettivamente. No, ma ci sono no, già tre che è inutile che venga. Ma ci sono già tre no, ospiti. Che è inutile lui, poverino. Sì, no, no, Rubino verrà tutti i venerdì. Probabilmente anche settimana prossima sicuro. Okay. Questa è la prossima. Vabbè, se volete mi collego sabato alle 15 allora. Va bene. Ok. Dai. Come preferisci, certo. Certo. Te no, perché in teoria io i miei turni di pausa dovevano essere venerdì alle 21 e sabato alle 15 per questa settimana, ma dato che apprendo ora che Rubino non potrà venire sabato alle 15. No, l'ho detto io perché tanto abbiamo già tre ospiti, però se vuoi venire ci fa piacere. No, posto vacante, è proprio per non avere il posto vacante, ci tengo. Okay. Okay, no, ma come ti pare? Se vuoi venire a noi fa piacere, sarà un bel dibattito economico, diciamo, sul COVID. Vabbè, no, sarà interessante per una proposta a Boldrin effettivamente per valutare i danni economici che ha fatto il Covid all'Italia e anche per proporre qualche soluzione. Beh, per tirare un po' le somme, quindi sarà interessante vedere quanto ha impattato nell'atmosfera economica il Covid, perché effettivamente Boldrin dopo l'ultima live mi ha detto sì, queste cose sono interessanti eccetera, però effettivamente non si sta parlando della cosa più importante, cioè come ripartire l'economia. A livello economico se ne parlava solo all'inizio dell'economia, sì. Quando c'è stata soprattutto la cosa di io apro, poi sì, è un discorso che è andato abbastanza scemando effettivamente. Sì, sì, sì. Io apro e niente, quindi e io apro venerdì, e io apro venerdì alle 15 ci sarà il Reddit, quindi i moderatori sono stati già avvisati, ovviamente caricatelo e noi ci vediamo domani alle ore 15 per un'altra bellissima live. Grazie a tutti, ci siamo divertiti un botto. Ciao ciao, 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 ciao ragazzi, ciao! Ne parlavo l'altro giorno con... Ciao regà. Ciao. Che squali, state arrivando!